Ciao a te, bentornato su Final Fantasy VII Remake. Dunque, dopo momenti molto tragici che sono avvenuti poc'anzi nel settore 7, dove la piattaforma che reggeva la parte superiore è crollata per volere della Shinra sul settore dei bassi fondi, quindi dopo la perdita di molte persone a me care, comincia a vedere un filo di speranza. Marlene è viva, è stata presa da Aeris direttamente nel Seven Heaven ed è stata portata a casa sua per ordine della Shinra in cambio della sua stessa cattura. Mentre, aggirandomi tra i detriti del settore 7, ho visto Wedge in questa sorta di laboratorio nascosto che si trova esattamente sotto la casa di Wedge. Quindi sono qua. Il pavimento è crollato e Barrett si ritrova escluso. Oh, porca di quella. Fare cosa? Oh yeah, another one in the bag. Alto, guardate quante casse. Recupero di materia, una cosa di fornice. Una medaglia Moguri. Ed ecco qua il mostro esatto. Boom. E mi tiri la terra di sopra. Ti amo, Barret. È proprio un antistress allucinante questo. Ok, di qua no, non si può andare. Adoro sto fatto che i proiettili siano infiniti. Un'altra medaglia in più. Gran pozione. Ultimo. Ancora! Lo so, ci sono cose più dove sparare. Qua, scusa? No, niente. Apriamo sto varco. Boom. Ed ecco qua una cosettina bellina bellina che c'è. 200, 2000 kill.
altra medaglia d'oro. Quella è aperta? Ok. Quindi nulla, andiamo di qua. Boom, okay. How long it take him to build all this beneath our feet? In effetti era molto nascosto. Not going down without a fight. Ok, adesso ho due cose qua. Ah già, perché c'ho l'abilità dentro. No, cos'è? Ira funesta. Tira funesta. Vieni di la pop. Oh yeah, another one in the bag. Grande Barrett. Sembra scemo scemo, però ha il suo perché Barrett. Ok, saliamo le scalette. Una mano sola, come diavolo fai Barrett? Man, you think they dug halfway to hell? You really wanna throw down with me? Ain't no thing! Suck it! Ok, saliamo sta cosetta. Wow, e un calcio alla cosa. Due mega pozioni, ok, prese. Io devo andare. Ok, mi sa era veloce. You going down, one way or another. Get your ass out of here. Ira funesta di nuovo. Bellissime cose. Di nuovo. Ira funesta. Ho preso l'ira funesta. Bravo. Ma è vero, ho ancora due slot di materie da settare qua, porca la miseria. Allora, che cosa c'hai tu? Energetica estensiva. Poi c'ho galvanica. Allora, ti darei un'aerea, che ovviamente non fa mai male. È una distruttiva, perché no? Limitante, a parte che devo comunque salirla. Dai, la distruttiva. Continuiamo a salire qua, mentre il ruggito si fa bello potente. Qua non c'è nulla. Qua ok. Tutta terra stenoceria. Guadagno sta cosetta. Tiro collo energizzante. E tante ma tante casse.
Barrett. Adesso quanti diavolo di caricatori c'hai appresso, Barrett? Vediamo che finisce questo di mangiare. Cioè, dice che giornata studio sull'efficienza magica. La materia galvanica si è evoluta. Ok. Anche perché, scusate un minutino, ho da fare un'analisi su 30 specie diverse e magari dovrei farlo. Per evolvere a livello massimo le 12 materie magiche, quando mai. Elimina 10 specie di mutanti, che lo farò più avanti. Diciamo che questa è questa maledizione che non riesco ancora a prenderla. Pareva, ciccio. Era cosa? A morire tutte le volte che parlo e canto questa canzone. Rompi scalento la barra. Di qua. Just no escape in the mist there. Non lo puoi dire, Barret, te lo puoi veramente dire. Una cosa di fenice di qua, you really want to throw down with me? Ain't no thing. È un piacere demolire questo porto. Sì, lo vorrei tantissimo anch'io. Ed ecco qua. Magari un auguri che male 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 non fa. Continuiamo a salire. La mia energia sta cominciando a crollare, quindi prendiamo una gran pozione. Tanto per. Tifa! Tifa! Hey! Tifa! You okay? To tell you the truth, not really. I think there's a nest around here somewhere. Can you take care of it? I got you! Ok, quindi devo eliminare più robine possibile. Tanto eliminiamo sto covo di stronzi. Sorry. Insomma, sorry but not sorry. Ok, quindi Tifa in difficoltà, adesso andiamo immediatamente a schiaffarla. Tifa, dove sei? Oh, ecco tu. I don't know. Well, they can take care of themselves. We've got bigger issues. Let's make this. Sei debole al vento, quindi. Get your ass out of here! It's all.
facilissimi da eliminare. You all right? Yeah, I'm good. Thanks. All right. Gotta go find Wade. Come on. Ok, quindi da ora in poi l'obiettivo sarà quello di trovare Cloud, che okay, magari qua se lo sono pure dimenticati, e Wedge. Andiamo da questa parte dove ci sono centinaia e centinaia di tifa, ti sto sparando in faccia. Un'altra medaglia di nuovo. Per favore, fermo. La turbina. Un calcio. Colla dietro. Ok. A questo punto. Mettiamo la ventola. I'm afraid to ask, but did you just shoot your way in here? Well, yeah. Well, yeah. Che c'è di male? Perché no? Ok, abilità, analisi. Ok, what could we have done better? Okay, energy gas. E qui posso anche rompere. Questa è una gran pozione, è una materia glaciale che ti può tenere freschissimo. Lì nell'inventario. Non c'è nulla di nulla. Facciamo un calcione per prendere un'ampolla di turbo etere. Questa mi serve. Qua è spento. Figurati. Sono le luci accese per i computer, sono spenti. Una materia blu. No, le casse non danno nulla, ma la materia blu è una materia immunizzante. Di qua nulla. Qua nulla. Di qua nulla neanche. Quindi saliamo le scale. If I gotta climb another damn ladder. Serveva se non c'era. Ok, abilità, analisi. Qualunque cosa ci sia. Au. Magia, fulgo. Ti difendi direttamente. Hai un altro fulgo? Aiuta sul picco, dai. Ok. Un po' più. Un altro turbo pugno, sempre così. Forza. Oh,
tipo pugno di Tifa cosa è? Ma non si posa la turbo pugno sempre sul tritura cosa. Maybe dial it back a little. Ok. Dunque. E qua è da dove siamo venuti. Quindi scendiamo le scalette. Hey, you think Wedge is holding up okay? Of course he is. He's a lot tougher than people think. Probably sleeping soundly, dreaming about his cats. You're right. Magari. We should treat him to a nice meal when he gets back. His choice. Credimi che vorrei tanto dargliela pure io. Gli offro pizza a non finire. Quella di Midgar, quella che gli piace. Ain't no Shinra Punk taking me down! Coming through! So get! Don't stop now! That was close. What could we have done better? L'energica su tutti di nuovo. Ecco, vedete che l'energica non ha tutta quella potenza proprio perché è splittata su tutti i giocatori. Gotta stay on my toes if I'm gonna make it out of here alive. Oh, jukebox e panchina. Dunque. Questa presa. Questa presa pure. Queste due prese malissime. Vediamo. Qui tutto a posto. Prendo questo bracciale incantato che mi piace tantissimo. Okay, materia invece. Cicci, per favore, vieni qua, benefica, vieni qua. Ok, quindi bracciale incantato, vediamo. A tre slot. Aumenta di tantissimo la difesa magica. Sono molto ma molto ma molto lo prendo. Stavo per dire tentato, però chi se ne frega. Si vive una volta sola, vero Barrett? E adesso proviamo a infilarlo. Va male. Ok, intanto Barrett c'ha lo dice qua, perfetto. No, va bene questo. Tifa, guanti piumati, barriera di titanio, vediamo se c'è qualcosina che può aiutarla a far salire le altre caratteristiche. Nope. Siera vigorosa, nope. Anche perché Tifa è basata su velocità e forza fisica. Cloud, ma va bene così, ma assolutamente la spada potence.
stiamo scherzando. Tifa, bracciale di Mithril. E il bracciale incantrato, incantrato. Sì, ma tutta la vita è oltre. A te, Ristina. No, qua va bene così. Asta di Mithril invece. Va bene, sì, va bene. Ok. A questo punto espandiamo le armi. L'obice. Vediamo, qua sono già a posto. Qua che devo prendere? Potenza fisica 5x5 con molti PV, 5 con molti PV, la magica. Più 10 con pochi PV, magari questo. Almeno non possono picchiarmi. Vabbè, il dossier, figurati. 7 su 30, 7 su 10. Ok. Guarda, qua ci stanno i picchi. Il cappuccino, fatevi il cappuccino. Andiamo di qua. Ed eccoci qui. Wedge. Wedge. Wedge, sei vivo? He's okay. Meno male. You sure? Making me worry like that. I'd kick your ass if you didn't look like shit. Thank God. Thank you. Del joy. Okay, let's go. Thanks God, guardate, no, thanks God di Barrett che veniva proprio dal cuore. Yep, it's you all right. What is this? Se avessi giocato gli spin-off lo sapresti. Una robina che non ti piacerà, Bar. Forza, se voglio vedere chi sono gli Avalanche! Intanto però analisi... Quanti sono? Madonna mia! Che sono realmente troppi. Refa. I got this. Bring it. Turbo pugno su ognuno devo fare. Più o meno. Alto turbo pugno. Faccio con una carezzina. Di due in meno. E ancora? No. Of course there's more. You could? That you even better. Oh,
faccio incredibile. Pareva che non c'era il papà. Grandi Avalanche. Debole al ghiaccio. Ok, io però vorrei tantissimo scendere e dare una mano a Barrett. Non ce l'ho il ghiaccio. Ira funesta sul cuore. Di nuovo
that's gonna look like a weak point to me. Abilità, un altro turbo pugno sul cuore. Un altro turbo pugno sul cuore. Non è poi così tanto difficile. Che cosa? Quello di artigli di mitril. The Cloud! You're up. Late to the party and you giving me orders? Boom. Hell yeah! So how'd you manage to track us down? I followed the trail of bullet holes. There's nobody else. Fiori de proiettili. Can leave that kind of mess. Ok, a questo punto non posso fare altro che indagare un pochino meglio questa struttura. Chissà che sarà. Oh God, were those people? Yeah. Avreste dovuto giocare agli spin-off di Final Fantasy VII. Non ti sapreste che cos'è. Altre visioni di Cloud. Cloud? Eccoli arrivare! Perché non possono star lì, non possono vedere, non possono investigare. Il destino non lo prevede. Siamo tutti fuori. E Wedge? Wedge, è qua. We need to get him somewhere safe. Everything else can wait until after. Agreed. Let's go. Che cosa sarà mai, Cloud? Cloud. Good kitty. A questo punto portiamo sulle spalle Wedge. In confronto a Barrett sembra essere un moscerino. Questo che comunque ha il suo peso. Meno male. Take Wedge back for me. Potete pensare voi a Wedge. He made it, didn't he? They could still be alive. È vero, Barra. I saw them both at the pillar. Jesse and Biggs. Saw how bad they were hurt. I'm sorry, but... Don't. They've returned to the planet.
eroi. Sono tornati al pianeta, quindi. They were supposed to return to us. Dovevano tornare da noi. But if we stop now, they'll never let us live it down. So, we carry that weight. Si riferisce a Wedge o si riferisce alla morte di Bix e Jesse? I'm sorry. I truly am. We had no other place to go, and... I would never leave a wounded man out on the street. Sotto le cure di Marlene. Elmira, I know what you said, but you have to let us go after Aerith. Not this again. We found an underground Shinra lab, where they've done human testing. This wasn't the first time, and it won't be the last. I know these people, and I know they're never gonna let Aerith go. She's the last living ancient on the planet. Think about what that means to Shinra's scientists. Già. Especially esatto. To that son of a bitch, Hojo. We're all just numbers and meat Enough! To him. But... Soprattutto Hojo. Please, I need some time to think. You've all had a long day. Why don't you go upstairs and get some rest? Approfittatene per riposare un poco. La porta che si schiude. Stanno tutti dormendo. Chi sarà mai? Aerith? Aerith? Era Aerith! Sì, era Aerith. Ma... Aerith... Aerith! Che sia tornata? Che sia riuscita a fuggire? How is this? Is this a dream? Maybe. You tell me. You okay? Don't I look it? I used to live in the Shinra building, back when I was really little. Hmm. Your mom told us. Right. So it kind of feels like I've gone back to my childhood home, you know? Honestly? It's not that bad. So what? You want to stay? Come on, Cloud. Don't be silly. Your mom's really worried, too. Hmm? Too? So you're worried about me? Of course I am. I'm sorry about that. Really. Is that? Sì, è un sogno. Everyone dies eventually.
I suppose. So we need to make the most of the time we have. To live our lives the way we want to live. Every minute, every moment matters. I'll remember that. Good. So... Senti. You need to embrace this moment. Right? I'm glad I met you, Cloud. I really am. I'm grateful for all the words we've shared. For all the moments and the memories. You've made me more happy than you know. Gioia. And I'll always cherish what you've given me. But whatever happens, non possiamo innamorarci. Non possiamo. Even if you think you have, sarebbe inutile. Ah, parla del sogno. Do I get a say? Vero? It's almost morning. Time to go. I'm coming for you. If that's what you want. Thank you. Sì, perché stava sognando. You've done more for us than we deserve. I won't forget this. If you ever need anything, all you gotta do is holler. Happy to help out, however I can. Elmira. I've been thinking about what you said. She's calling out to me. I can feel it. We all can. So please. She's our friend. We have to help her. Mm-hmm. I always knew it was coming. Knew that one day I'd have to say goodbye to my baby girl. But not yet. Please, bring her back to me. Aiutatela a tornare. Daddy! Marlene! Marlene? Are you going? I'm sorry, honey. I wish I didn't have to. I wish I could be with you all the time. I really do. But if I stay here, I can't fight out there. Some bad people are trying to hurt the planet. And Daddy and his friends are trying to stop those bad people. The slums, your friends, the whole planet. It's Daddy's job to protect it. Hmm? Gioia. And that's why I've got to go. You remember that nice girl who came to find you? Well, now we have to go find her. And when we bring her home, you need to say thank you, okay? Okay. Okay. That girl, she was kind of... What? Nothing. You should help her. Marlene sa qualcosa. You'll come back, right? Of course, I promise. Okay, you can go. Barrett.
She's tougher than me. Marlene è tosta. Alright, time to get some payback. Don't forget why we're doing this. I know. To rescue Aerith. E adesso siamo... How are we supposed to get topside? With everything that's happened, the trains still aren't running. Well, we could walk along the tracks. The city's on high alert. All the roads and public transit have probably been locked down by now. So what's the plan then? You know another way up? No, but I think I know someone who might. You mean Don Corneo. Perfetto. Direzione adesso il Palazzo della Shinra. Ma per arrivarci dobbiamo passare attraverso le grinfie di Don Corneo. In tutto questo però... No, scusa, ok. Ci sta... Non ancora. Sì, purtroppo ci sarà. Purtroppo per fortuna ci sarà ancora qualche lavoretto da tutto fare. Bene, per oggi è tutto. Appuntamento al prossimo video. Shinra, sto arrivando. Ciao.